Salve a tutti, sono Andrea Zorzi, un ex pallavolista, attualmente giornalista, e quello che ho provato a fare è raccontare in che modo sport e aziende possano parlarsi. Ormai è abbastanza comune pensare che la metafora sportiva sia applicabile anche in azienda, anch'io ci credo, ma a certe condizioni. Per esempio, scoprendo che la pallavolo è l'unico sport di squadra che per regolamento ti obbliga a passare la palla e quindi la dipendenza reciproca è ai massimi livelli. Non puoi fare altro che passare la palla a un tuo compagno, spiegando che nello sport si impara solo attraverso la sconfitta, perché se vinci solo e sempre, non imparerai mai che la parte importante è riuscire a rialzarsi dopo una sconfitta, non cercare tanto la ricetta della vittoria, ma sapere quali sono alcuni comportamenti che possono essere utili per evitare di ricadere sempre nei soliti errori. E lo sport in questo senso è una specie di laboratorio nel quale emergono in modo macroscopico alcune dinamiche che sono applicabili anche in altri contesti. Spero possa essere utile. Un saluto a tutti da Andrea Zorzi.